dobbiamo fare qualche altro politico, magari di un altro schieramento. Sei forte, liberata. Sei liberata. Forte, liberata. Buonasera, buonasera. Non ce la posso fare. Buonasera, signora Paella. Buonasera, noi sentiamo la mancanza la sera con mio marito quando non sentiamo la telefonata di liberata. Diciamo, liberata, come mai? Non ti ho telefonato. Senti, liberata, ma come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Sì, sì, ringrazio a te come sta passando il vocabolo. Senti, cara liberata, hai visto che nonna Raffaella sta facendo i craffen? Sì. Lo vede, lo vede. Oggi ho fatto qualche dolce, poi mi ha fatto qualche dolce io. Ah, brava, hai fatto qualche cosina di leggero anche tu, eh? Ma sì, mi ha dato pure io. Sì, ma parola, se faccio mangiare, ma fai un coratore all'altro. Senti, cara liberata, guarda, sei veramente simpaticissima. Sì, veramente, guarda. Seguici, non ci abbandonare mai, mi raccomando, eh. Buonasera, buonasera. Noi, sì, Ignazio, le mandiamo un bacio, Ignazio La Russa, va bene? Grazie, ciao, ciao. Hai spento il forno quello? Il forno è spento perché poi il nostro impasto andrà a lievitare nel forno caldo. Sì, perché, ecco, perché questi vogliono una lievitazione più di un... perché sono un po'... lente le vedere, però pronto. Rimettiamo in temperatura calda. Con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Dica pronto. Niente regia, magari ne passiamo un'altra, non ci sente. Pronto. Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, cara signora. Ciao Simona, sono Paola da Reggio Calabria. Cara buonasera. Paola da Reggio Calabria, ciao, benvenuta. Grazie. Ho telefonato perché ho sentito che c'è una signora che vuole la torta di rosa. Brava, brava, perché noi... gli ingredienti. Brava, ce l'hai con la farina tu, vero? Sì? Certo, che ho fatto pure la farina. Prego, prego, vai, leggila pure, cara Paola. Allora, 3 torni, 50 grammi zucchero, 50 ml... olio semi di mais. Questo vanno troppo messo. 150 ml latte caldo. 400 g farina. Una busta lievito. E questa è per l'impasto. Brava, poi per la farcitura. E per la farcitura 100 g burro. 150 zucchero, una arancia grattugiata, le gocce di cioccolato. Ma brava Paola, bravissima, che hai preso tutti gli ingredienti, hai capito sì, tutto, sì, brava, sì. Brava. Io ho fatto oggi, com'è venuta? Com'è venuta? Troppo buona. Lo ce so, non me lo dire a me che sono andata avanti 2 giorni a mangiarla la torta di rosa e si vedrà, abbiate pazienza, ma dovevo mangiarla, insomma, va bene sì, Paola? Sì, ho fatto oggi ho fatto la torta con le banane con amaretti. Ah, quindi... quella di Sonia, com'è venuta? Anche quella buona? Anche questa è buona, buonissima. Oh, ci fa tanto piacere, cara Paola, brava. Dobbiamo... Continua a seguirci e prendi anche gli ingredienti di questa sera, va bene? Sì, li sto prendendo. Ok, auguri. Cara Paola, grazie, un bacio, ciao, grazie cara Paola. Grazie per la signora, buona serata. Buonasera, buona grazie, sera. Buona serata, grazie. Ecco, debbono essere... Ah, che bell'impasto morbido. Sì, 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 deve venire morbido e vedi che non mi sporco per niente. Ecco, vedi? Questo perché, è l'impasto dei Kraffen, perché questi vogliono, ecco, adesso ti faccio vedere quando sono buoni per fare le giambelline. L'impasto quando lo tagliamo. Pronto. Devono formare dei buchini, vedi? Dei buchini. Pronto, buonasera. Vuol dire che l'impasto è pronto. Buonasera signora Simona, buonasera. Buona inizio di settimana. Grazie, anche a lei signora, come va? Non ti ammala, buonasera alla signora Raffaella. Buonasera. Con chi parliamo e da dove ci chiama? Me lo ricorda gentilmente? Sì, con Franca D'Arende. Cara Franca D'Arende, buonasera e benvenuta, come va? Non ti ammala, tu?
Ebbene, stiamo facendo i crafen, io mi sento sempre meglio quando assaggio poi qualcosa, perché ho sempre... Comunque, la settimana del tuo, ma ormai siamo entrate nella... Ma Franca, ci mancherebbe altro, io do del tuo a tutti voi, assolutamente. Senti, intanto... Simone, non ho preso la ricetta delle crafen, comunque non ci prendete perché le prendo all'ultimo. Grazie, cara. Stasera vediamo le specialità della signora Raffaella e continuiamo. Poi possiamo... le prendo all'ultimo. Grazie. Noi abbiamo tenuti abbastanza, cercheremo di tenerli ancora alla fine, ancora un po'. Intanto, Raffaella, cosa stai facendo? Le giambelline. Giambelline. Perché se no rischiamo magari di dare qualche ingrediente sbagliato, rischiamo di fare un po' di confusione. Sì. Le facciamo piccoli? Sì, ma oggi pensavo che c'eri tu, ma comunque mi ha fatto piacere ugualmente. Ecco, va bene, brava, cara Franca, brava. Ecco. No, io sono solo la sera, dalle 20 alle 22. Ma poi io ho visto Masterchef, quindi c'è Simona, forse era quello che lei diceva, c'è una sorpresa, però no. Per me è stato uguale, è stata sempre una sorpresa, perché il palinsesto di Telespazio si arricchisce di... Esatto, si arricchisce di una nuova trasmissione, si arricchisce di cucina che tanto vi piace, quindi... Certamente. E quindi va bene così, vero Franca? Certo, brava, va bene così. Brava cara Franca, okay, bravissima. Ci sentiamo allora. Ti ringrazio tanto. Ti ringrazio tanto. Buonasera. Buonasera. Buonasera signora. Grazie buonasera. Cara Franca, grazie mille. E continuiamo con le nostre, cioè facciamone un bel po', perché... Qui siamo tutti in dieta. Tutti a dieta. Qui quindi per carità faccio. Tanto siamo solo io e te che mangiamo, vero? Sì. Solo noi, pronto? A dieta. Chi è a dieta? È arrivato il disturbatore delle trasmissioni. Ma cosa vuoi? Ciao Cristo, ciao! Sei un Cristo! Christoph, ma ciao! Stasera sta preparando delle ciambelle favolosissime. I craffen, stiamo preparando le ciambelline, i craffen, perché si possono fare anche in un'altra forma. Sì, vero? Sì, no, a palline, ciambelle. Le facciamo pure a palline. Ah, le facciamo pure a palline. Che capito? Poi si può fare la crema pasticcera, questi si riempiono. Ma no, ma noi li gradiamo così per mangiarne qualcuno in più, meglio senza crema. Christoph, se vuoi te ne lasciamo. Ma che roba per i tuoi denti, Simone. Devi vedere fra un po', questo è solo l'inizio stasera. Se riusciamo a fare tutto, vi stupiremo con effetti speciali. Christoph, ciao. Dimmi, Simona. Sei pronto? Mi hai preparato la collana di peperoncino? Sì, te l'ho preparata, sì. Ah, sei pronto per domani sera? Come ti senti? Sono prontissimo. Oh, tu i craffen li fai mai, caro Christoph? Sì, l'ho fatti una volta sola. Come ti sono venuti? Mi sono venuti bene, però io ho fatto quella noccia bella, quella che fa pure la bella, tipo bombolone. Ah, sì, così. Così noi li facciamo dopo, vero? Ma questi li finiamo di ciambelline, no? Anche di Nutella. Proprio un piatto dietetico, tu veramente. Altro che bombe, Simona. Queste sono veramente delle bombolone. Domani sera parleremo di spiriti maligni. Ecco, grazie Cristoffo, mi aspettavo in una mano d'aiuto da parte tua, grazie. Poi di che altro? Ma ce ne sono parecchi, sai. Spiriti maligni? A voglia. Poi che altro? Ce n'è una che disturba tutti i programmi. Lo spirito maligno, e chi è? Tutte e tu, dove le vai a trovare? Ma chi è questo spirito Guarda, maligno? Guarda, domani sera vedrai. Ho trovato uno spirito maligno che si intramette sempre nel programma del signor Raffaele. Ma dai, come una spirita maligna. Una spirita? Madonna! Ma guarda, perché non hai il coraggio a dire le cose a noi in faccia e gliele dici a quel povero Raffaele, non lo lascia lavorare. Vabbè, ma c'è... Io la vorrei incontrare di persona questa spirita maligna. Spinta maligna, ma no Christoph, noi dobbiamo essere tutti una grande famiglia, volerci tutti quanti. Siamo una grande famiglia, però molto bene. Sono davanti, Simona. Inutile che io adesso vado a chiamare alla sua del posto e gli dico che tu non paghi niente. È giusto con la Rai, mi devi far fare una brutta figura. Vai in una trasmissione in India, di terza categoria, giusto con la Rai. Per dirmi. Le persone. Queste la possiamo mettere. Vado a mettere queste qui. Lo so. Pettegolano. Eppure ci sarebbe. Ho un piatto belle pettegole. Oh no!
ci sarebbe da pulire sui mobili, da cucinare. Christophe, scusa un secondo, qui abbiamo riscaldato prima il forno e adesso le mettiamo a lievitare. Il forno